Hey, ben ritrovati da Link 91 su Captain Tsubasa Rise of New Champions. Continuiamo il viaggio personale. Facendomi due conti, oggi dovremmo giocare contro la Musashi, poi contro la Toho e infine contro la Nankatsu in finale. Ma prima ci vorrà un po' di allenamento, sicuro? Gran bel tiro, stai migliorando a vista d'occhio. Tiro da fermo senza rincorsa. Beh, gli altri saranno qui a momenti, prepariamo il campo. Il campo non dovrebbe già essere pronto prima che arrivino gli altri? Noi della Furano giochiamo insieme agli elementari, ce l'abbiamo messa tutta provando a vincere, ma abbiamo perso alle semifinali. Non ho rimpianti. Pensavo che dopo le medie tutti avremmo preso strade separate, che ognuno avrebbe seguito un cammino diverso. Poi ci è piombato addosso questo campionato, e ora abbiamo un'altra occasione per forgiare un ricordo che durerà per tutta la vita. Però alcuni di noi hanno dovuto lasciare la squadra per aiutare le loro famiglie per studiare. Quindi noi giochiamo anche per loro. Fanno parte del nostro passato. Ecco perché devo vincere a tutti i costi. Farò qualsiasi cosa in mio potere per riuscirci. Questa è la mia scelta. Lotteremo fino all'ultimo secondo. Dimostreremo di essere i migliori. Ne avremo i nostri ricordi. Qualcosa da condividere per sempre. Va bene. Ehi, Captain! Oh, ci sono tutti. Tranne il mister. Però... Ah, ci vuole portare una bevanda speciale energetica a base di latte e miele. Beh, buono. Forza, mettiamocela tutta. Quindi ora un po' di allenamento e poi ci sarà la partita che non vedo l'ora di affrontare. Chi è Yamamoto? Yamamuro! E ci sono anche Matsuda e Kondo. Non riuscivo a concentrarmi sullo studio perché ero preoccupato per la squadra. E questo è la stessa cosa. Questo qua pure vuole giocare fino alla fine dei campionati e non vuole lavorare alla fattoria. Non possiamo farci mettere in ombra dal nuovo arrivato. Ah, ecco, questa è la verità. E ha pensato a una tecnica speciale mentre studiava per gli esami. Vedi che lo studio fa bene? Il generale Han Shin? Non... Huan Shi? Ah, Huan Chi. Perché hanno... Vabbè. Usa una tattica simile a un attacco a valanghe voluto. In pratica è il contrattacco definitivo. Permette di lottare anche con le spalle al muro. La conosco anch'io. Potrebbe farci comodo perché siamo una squadra specializzata in difesa. Ah, la prossima avversaria è la Toho? Ma allora... Non credo che gli attacchi normali serviranno con Wakashimazu in porta. Quindi ciò che faremo è attirarli nelle nostre retrovie e poi scagliarci tutti contro in offensiva. È un po' rischioso, ma se riusciamo a farcela possiamo sconfiggerli. Neppure Wakashimazu può affrontarci tutti quanti insieme. Sì, ma Wakashimazu è Wakashimazu, non è un portiere normale. Sono senza parole. È incredibile quanto impegno abbiate dedicato ad aiutare la squadra. Non sottovalutarci. Questa è anche la nostra squadra. La Vau la spacca, esattamente. Mio padre mi ha dato un sacco di bistecche, quindi stasera banchettiamo. Preparate la brace, la prima cosa che si prepara è la brace, al diavolo d'allenamento. Perfetto ragazzi, prossimo incontro con la Toho, vai, non vedo l'ora. Aha, è bello poterti finalmente incontrare sul campo Yuga. Ciao Matsuyama. Alle nazionali la Furano aveva due obiettivi. Il primo era battere la Nankatsu. Il secondo era sconfiggere te e la Toho in finale. Non è andato tutto secondo i piani, ma sono felice di poter giocare oggi contro di te. Matsuyama, alle nazionali ho potuto ammirare il tuo spirito combattivo. Non c'è dubbio, sei un vero guerriero. Ma per quanto tu possa essere forte, non ti basterà per battermi. Così come la mia squadra non perderà contro la tua. Oggi torneremo a casa con la vittoria. Sembri molto sicuro di te, ma noi ti mostreremo qualcosa di totalmente nuovo. L'attacco a valanga. Sul campo non c'è spazio per l'esitazione. È così che la penso. Dite addio ai vostri sogni di gloria, perché non avrò alcuna pietà. Ehi, Takeshi, buona fortuna. Takeshi? Oh, non lo so. Ci vuole fegato per ignorarmi. Ti serve una lezione di buone maniere, Pulce. Se volevi farmi arrabbiare ci sei riuscito. Che faccia parte della loro strategia? Vogliono spingere Yuga a inseguirli? Stanno cercando di spezzare la nostra formazione? No! Non vogliamo Yuga, vogliamo il portiere. Tutti con tutti addosso al portiere, te la dico.
お聞きください、この大歓声。スタジアムは超満員。いよいよ注目の対決の火蓋が切られようとしています。蔵の対東方、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。 Perfetto. Ah, cominciamo noi? Ah, ragazzi, allora, dov'è Link? Dov'è Link? Eccolo qua, va. Cominciamo con un po' di dribbling, Yuga? Ti piace? Eh? A te ti piacciono le mele? Eh? Dai, passiamola, va. Eccolo subito, va. Cominciamo subitissimo. Bah, Gashimazu, vabbè, è troppo figo. La voglia di... proprio davanti al muso. Ah, vabbè, sì, è normale che la blocchi, dai. No, non contro Wakashimazu. Ah! Che dolor, che dolor. Yuga! Cosa fai, Yuga? Cosa fai, Yuga? Cosa fai? Non ci provare, Yuga. Oh, 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 io. Mi ha fatto male. Mazzunna! Ok, questo qui sta un po' messo male, Non c'era nessuno, ovviamente. Ci pareva. Ma pure io che ci perdo tempo a provarci, cioè, è inutile. E ruba palla! Cavolo, stai lì, mettiti in mezzo. No, ti faccio passare a Yuga, no? Zunna, ragazzi. Ti distruggo, Yuga. Oh, 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 oh. Oh, oh, cavallo. Oh, oh. Hoppla, high speed shot. Ti immagini se faccio gol con Link? Che succede, ragazzi? Che succede, ragazzi? Vai, ancora, ancora. Ah, l'ha bloccata. Dice no, se non la blocco. Se non la blocco. Bene, aio. No. Come ha fatto? Come ha fatto? Cosa è successo? Cosa? Che cosa? Qual è il problema? Il dannato intoppo, qual era? Matsuyama, 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 eccolo, e tira, ed è gol, ed è gol, perché il tiro è da lontano, se era un tiro normale da quella distanza non lo prendevo, dovevo stare piuttosto vicino all'area per fare gol, quello perché essendo un tiro lungo ho avuto la possibilità di, zacchete, e pingete, e Link, ma perché Link stava qui, cioè perché io sto qui? Oppla, aio. Quella cos'era? Perché cosa è successo? Ehi, mi sa che non ci sia. Come? Cosa? Ecco, vai. No, era 1-2. Era 1-2. Maledetti. Eccolo. Mamma mia, che è, oh. Hopla. E dai. E Matsuyama. Matsuyama. Ma cosa? Nemoni si hanno affastidito sti giochetti questi, non lo so. Wakashimazu, mamma mia, Wakashimazu! Wakashimazu! Maledetto! E vabbè, allora! Proprio per non farmi segnare, eh! Mannaggia! Matsuyama, dai! Su! Che cavolo, allora! Devo entrare in aria, insomma! Devo entrare in area per bloccarla, so, capito. Ho capito, va bene.
Mo non c'è nessuno però. Beh, vorrei vederlo. No, perché non l'ha ble... Non l'ha presa. Non l'ha presa. Che cavolo. Non l'ha presa. Tu. No. Link. Link has come to town per prenderci i calci in faccia. Una canzone di System of a Down su The Legend of Zelda, che poi non è vero che erano loro. Comunque c'è questa voce che dice che c'è una canzone di System of a Down che appunto è per Zelda, ma The Legend of Zelda, ma non è vero. Comunque, comunque la Kagawa, scusami se ti disturbo, Ehi? Ah. Faccio, gli metto paura. Mozun High Speed Shooto! Se faccio gol con il mio personaggio, quanti punti ci becco? Voi non avete idea. Oppure se giocate e l'avete fatto, sì. Però io, essendo un difensore... Comunque sia, l'attacco... Non penso che l'attacco serva per i punti. Oh, oh, questo perché? 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 Sono scemo. È che non me l'aspettavo. Vabbè. Non me l'aspettavo, mi ha preso la sprovvista. Mi sono impanicato. Mi sono emozionato. Matsuda! È inutile come in Death Note, Matsuda. La Matsuda è servito in Death Note, a voglia di dai. Certo, solo una volta, però è servito. Era una cosa importante, in quella maniera. Dai, su. Ok, Wakashimazu è scarico, totalmente. Quindi non dovremmo avere problemi. A fare gol. Eccolo, gol. 2-0. Non importa, non ha... Doppia? Doppia? Ma sul serio? Ma dai, era... No, avevo già tirato. Maledetti. Via. High speed shot. 1. Come ha fatto? Come ha fatto? Ma guardali. Ma guardali. Dov'è Matsuyama maledetto? Mi arrabbio col capitano, sì, mi arrabbio col capitano! Oh, Link, Link! Link, Link! Vaffanbagno, pure tu! No, dai, non era neanche vicino. Neanche per sbaglio proprio era vicino. Da lontano. Sì, lo bloccheranno sicuramente. Nessuno! E gol! Ragazzi, sono fomentato a palla per questa partita. Dai allora! Sono proprio carico. Voglio distruggerli tutti. Anche perché è 3 giorni che non tocco Captain Tsubasa. Quindi proprio voglio spaccare tutto. Niente, ho il tiro... Non carico per il momento. La barra era bassa. Dove va la palla? Dove va la palla? Hoppla! E non intercetto neanche per sbaglio. Ma cosa? Che ero in carica, ero! Uzza! Sì, vabbè. Neanche per sbaglio, eh. Azzurra, ragazzi, tu devi capire che devi stare al posto tuo, Yuga. Quando non giochi sotto la mia guida. Niente, non ci riesce. Matsuyama! Avevo già lasciato. Brutto pezzente. Questo gioco deve imparare a capire quando uno lascia i comandi, perché non ci sente. Ah, ma non è carico. Ma comunque avevo tirato. E poi no. Se mi ha caricato il tiro, perché mi dice di no allora? Ah, adesso sì. E sei un po' paraculetto.
Ecco, in 3 ora, se no faccio anche solo uno. E poi porterà carico la Kashimazu, quindi non cambiava molto. Hopla! Davanti al muso. Blocca questo, blocca. Ok, ha bloccato, cavolo. Era fuori. Ma che, per chi era? Chi c'era lì? Link. Hopla. No, volevo tirare col mio. 3 secondi in più avrei tirato. Ah, guardi come esulto, tutto tutto pompato proprio. 24 tiri in porta, di cui solo 2 gol. Bene. 76 tecniche riuscite. E beh, zone V1, peccato. Se attivavo anche la seconda era meglio, prendevo più punti. Però mi si è caricata abbastanza velocemente, quindi dovrei avere anche un buon punteggio per la zona V caricata. Passaggi C, non male. Contrasto bene, perfetto. Tiri C, ecco, se avessi tirato l'ultimo avrei fatto sicuramente B. E gol, perché era scarico Wakashimazu. Voglio aumentare il grado di amicizia con Gito, perché almeno forse mi dà qualche sua abilità. La Power Defense. Di chi è la Power Defense? Di Gito. Per forza. Tiro della banana. Tiro possente. Placcatore. Tiro possente però... Com'è possibile? Abbiamo perso? Dopo aver vinto il torneo nazionale. Ma non è vero. Hyuga. Wakashimazu. Dopo aver perso il torneo nazionale, forse intendi. Con questo il debito dell'elementare è stato saldato. Un giorno vi restituiremo il favore. Ti faccio una promessa. Alle superiori ci scontreremo di nuovo. Non vedo l'ora. La prossima partita è contro la Musashi. La squadra di Mitsugi. Il genio. Forza, venite. Dobbiamo guardare i video delle loro partite. Sì. So che ha avuto problemi al cuore durante il torneo regionale a Tokyo, ma guardando questo video sembra in ottima forma. Capitano, che ne pensi? Probabilmente siamo alla pari in quanto a gioco di squadra. Questo significa che tutto sarà deciso dal controllo del centrocampo, il regno di Mitsugi. E questa è una mia responsabilità. Ma come fai, Mitsugi? Come riesci a giocare così bene nonostante il cuore malandato e la supervisione medica continua? Forse non sono un genio come te, ma sono arrivato fin qui con impegno e coraggio. Però basteranno contro un vero talento innato come il tuo? Abbi fiducia nella tua squadra. Ma certo, ho capito. È vero, capitano. Pensa a tutte le ore che abbiamo passato ad allenarci. Genio, prodigio, talento. Possono chiamarlo come vogliono, ma non può essere migliore di tutti noi. Io non parlo mai, sono muto. Manteniamo la calma e giochiamo al meglio, capitano. Il calcio è un gioco di squadra e noi siamo la migliore squadra del Giappone. In quanto a gioco di squadra, forse. Avete ragione, possiamo contare l'uno sull'altro. Non me ne ero accorto, ma la Musashi ha parecchie sostenitrici. Quindi donne? Tutte lì per Mitsugi, è certo, no? Va bene ragazzi, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, prossimo incontro ovviamente Musashi. Vi ricordo in descrizione che trovate il link per Instagram e Discord, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!